Dal 1970 al 2014 le popolazioni di vertebrati sulla Terra sono diminuite del 60%, lo conferma l'indice del pianeta vivente, un indicatore dello stato della biodiversità globale che segnala la salute delle specie del nostro pianeta, elaborato dal WWF con lo Zoological Society di Londra. Le minacce che stanno decimando le oltre 8500 specie a rischio di estinzione riguardano soprattutto il sovrasfruttamento e le modifiche degli ambienti naturali, in particolare quelle dovute all'agricoltura. Altre minacce derivano dal cambiamento climatico, un driver crescente di estinzione, dall'inquinamento, dalle specie invasive diffuse dall'uomo, dalle dighe e dalle miniere. Se non si inverte la tendenza, nel 2050 la percentuale delle superfici delle terre emerse, ancora in condizioni naturali, sarà di appena il 10% del totale. Dobbiamo implementare l'economia circolare, la direttiva europea deve ancora essere recepita dal nostro paese, ma è un imperativo obbligatorio se vogliamo curare l'ambiente e avere uno sviluppo dell'economia. Lo dice Giancarlo Morandi, presidente COBAT, intervenuto al convegno Economia Circolare ed Uso Efficiente delle Risorse verso la transizione energetica e la riconversione ecologica, che si è svolta a Roma. Per implementare questa nuovo tipo di pensare all'economia e al mondo, dobbiamo naturalmente fare una grande opera di formazione e informazione per tutti i cittadini da una parte e dall'altra avviare tutte le ricerche scientifiche e tecnologiche necessarie per costruire processi di riciclo che oggi ancora non immaginiamo. Ecco la nuova app per permettere ai cittadini di segnalare alla propria città situazioni di degrado urbano come la presenza di rifiuti, oggetti ingombranti, carcasse di mezzi abbandonati e buche per le strade. Si chiama Decoro Urbano 2.0 ed è scaricabile su dispositivi Android e Apple. Per effettuare una segnalazione, il cittadino deve scattare una foto e inviarla tramite smartphone, tablet o PC al team di decoro urbano che la verifica per poi girarla al comune di riferimento. L'app invia poi all'utente aggiornamenti sul caso segnalato. Con lo sblocco di fondi per 177 milioni che si aggiungono a 283 milioni già disponibili, si arriva a oltre 450 milioni complessivi che andranno a sostenere più di 30 interventi per l'irrigazione nella sua accezione multifunzionale di tutela e sviluppo del territorio. Lo annuncia ANBI, l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Si tratta di progetti definitivi che dopo le procedure di legge andranno all'appalto con l'obiettivo di avere cantieri aperti per l'estate. Serviranno a realizzare bacini in vasi necessari per trattenere l'acqua delle piene autunnali e serbarla per le estati siccitose. Ci saranno anche una serie di interventi per sanare e migliorare la rete dei canali irrigui e la gestione delle acque necessarie all'agricoltura e alla sicurezza idrogeologica. Sì, un ruolo importante per del mondo dei consorzi di bonifica che svolgono su tutto il territorio nazionale. Oggi celebriamo appunto lo sblocco di oltre 500 milioni di euro al servizio del territorio per la costruzione di nuovi invasi, piccoli invasi sparsi sul territorio nazionale per trattenere l'acqua quando in eccesso, come in questi giorni, e distribuirla alle aziende agricole e al territorio nei periodi estivi di siccità. Andiamo oltre a migliorare quella che è la rete dei canali, la rete dei consorzi di bonifica per migliorare la sicurezza di un territorio, di un territorio fragile che ha bisogno, a causa dei cambiamenti climatici da un lato, ma anche e soprattutto del consumo del suolo eccessivo che abbiamo avuto in questi anni, andare a migliorare la sicurezza del territorio. Una sicurezza dei territori che poi è lo specchio della bellezza dei nostri territori, un territorio bello, un territorio che è attraente dal punto di vista turistico, e noi come paese dobbiamo metterci nelle condizioni appunto di dare la disponibilità del nostro territorio a quei turisti che vogliono venire in Italia ad apprezzare la bellezza del nostro territorio, ma anche il nostro straordinario agroalimentare che è prodotto da questi territori, che è prodotto da un'agricoltura che per poter produrre deve utilizzare al meglio la risorsa idrica.